Veloci, leggeri, implacabili, i cani seguono la pista dei cinghiali giganti della Patagonia. Ormai non c'è scampo per il Verro e l'uomo guidato dalla canizza è alle sue spalle. Uomo e cane, un binomio di inseparabili, antico come la caccia. Il cinghiale si è difeso. Un cane è rimasto sventrato dalle sue zanne. La filosofia della caccia vuole che il cane non accusi il padrone della sua ferita, ma il cinghiale. Il cinghiale è pur sempre selvaggina. Il puma delle Ande invece è un nemico. Il cane lo odia. Quel gatto troppo cresciuto assale le greggi. Osa persino attaccare il suo padrone. Tale è la rabbia che il dogo, il veltro peruviano, dimentica di non sapersi arrampicare sugli alberi. In meno di 10 minuti, all'alba, questo puma ha sbranato 6 pecore e ha azzannato a una spalla il pastore. I campesinos delle Ande credono che il puma non può essere abbattuto a colpi di fucile. La sua anima trasmigrerebbe in un nuovo corpo. Il puma tornerebbe per vendicarsi. L'arma sarà dunque il coltello, con la lama debitamente bagnata dal sangue di una delle vittime della belva. E bisogna piantarlo nel cuore, con un colpo solo. Quante precauzioni metafisiche per ammazzare un puma. Thank you.